La favola di oggi, che è sempre a cura delle nostre amiche di Gravidanza, Amore ed Emozione, quella di oggi scritta da Veronica, è diciamo proprio perfetta per il contesto di questi giorni. Sicuramente non ancora natalizio, ma freddo, con bassi di temperatura, umido, e ci troviamo molti ad avere il raffreddore, vero? Vero, 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 È vero, vero. vero, capita, no? Anzi, già sento molti con febbre, raffreddore qua e là. E allora ecco una dolcissima storia che suggerisce ai bambini piccini una strategia per imparare a superare il raffreddore. Vai, ci siamo E capiti allora, orecchie e naso. perfetto, il naso deve essere pronto e anche un bel fazzoletto, allora. Ecco voi la storia che si intitola L'amico Moccolo. Un giorno Checco si svegliò e aveva tutto il naso chiuso. Dal suo nasino scendevano continuamente gocce d'acqua. Lui chiese alla sua mamma come mai e cosa fosse questo raffreddore. La mamma gli disse che era il moccolo al naso e che per poter guarire doveva soffiare forte il nasino nel fazzoletto di carta, perché il moccolo era come gli spifidol con cui giocava, di colore verde, viscido e faceva davvero schifo. E Checco provò più forte a soffiare il nasino, ma ahimè non ci riuscì e andò a letto sconfortato e di nuovo col nasino chiuso. E la mamma si svegliò arrabbiato, Checco si svegliò la mattina dopo arrabbiato e dato che non aveva dormito tutta la notte, disse al suo papà: «Oggi la mia missione è eliminare questo moccolo schifidoso dal naso». Così prese il fazzoletto e si fece coraggio. Riempì tutti i polmoni, chiuse la bocca e soffiò con tutta la forza, soffiando via tutti i germi e pure il moccolo. E quando finì disse: «Mamma, mamma, ora respiro meglio, sono diventato grande, sono capace». Da quel giorno Checco soffiò sempre il nasino da solo e mamma e papà erano più contenti perché tutto ciò che usciva dal nasino non poteva più non farlo dormire la notte, ma poteva solo guarirlo prima. Quindi, cari piccolini, fatevi insegnare a soffiare il nasino e mettetecela tutta, così farete un bel dispetto al raffreddore e scaccerete il vostro brutto moccolo. Bella, molto carina, molto carina. Questa l'hanno scritta Sì, di divertente. Gravidanza, Amore, Emozioni. Ricordiamolo che in settimana poi, se tu mi manderai 4-5 di queste, io ve le caricherò su radiobimbo.it. Quindi, in qualche modo, Benissimo. appena tu avrai modo di mandarmele, sempre nella stessa maniera in MP3, io le farò caricare, così cambieremo le fiabe. E per Natale, poi, in qualche maniera, se poi ci saranno quelle natalizie, metteremo del tutto quelle natalizie. Va bene? Assolutamente sarà fatto e quindi invito appunto grandi e piccini, ecco, a lasciarsi sempre trasportare dalla magia delle favole e noi quindi diamo il nostro appuntamento tutti sabato mattina.